Palazzo Masdoni, la sede del partito, è stato venduto nei primi anni 90. Mi scrissi da ragazzino, scegliendo la politica in pieno riflusso. Le mode in periferia arrivano dopo. A me, che venivo dai quartieri popolari, questo grande edificio antico e nobile trasmetteva autorevolezza e un senso di civiltà fortissimo. Ci stavo talmente bene che la militanza ad un certo punto occupò tutto il mio tempo. Quel luogo brulicante di funzionari, impiegati, attivisti e giovinastri di varia natura era Paris Bulgarelli. Paris abitava in un appartamento dentro la federazione provinciale con la sua famiglia. Il ricordo più tenero che ho di quegli anni è che io volevo essere come questo Paris, perché lui abitava proprio lì. La cosa che desideravo davvero in quel momento era poter stare sempre là dentro, viverci in una stanzetta tutta per me, in modo che il partito diventasse, letteralmente, anche la mia casa. Thank you.
aspettare. Parlo da solo. Allo stereo e lo spara un volume importante per dei cini delle medie. I vicini si lamentano, ma noi abbiamo le spillette di Woodstock, il passero, e in qualche modo ci sentiamo già più grandi dedicando attraverso Radio Condor canzoni d'amore tremendamente inopportune a due amichette dagli ormoni sviluppati. Tra qualche giorno i Police suoneranno di fronte alla nostra scuola. I manifesti con la data sono ovunque. 3 aprile 1980. Questa storia per molti anni stabilisce che al chiuso qui non suona più nessuno. Le vie di accesso al luogo dell'evento sono messe a ferro e fuoco e gli stessi poliziotti, tutti quanti, resteranno impressionati dai tumulti provocati al Palasport, dai troppi convenuti rispetto alla capienza. Ma noi siamo solo dei futuri adolescenti. Non sappiamo niente di cosa succede dentro e fuori un posto a 50 metri dalle nostre noiose mattinate. Sappiamo solo che noi al concerto non potremo mai andare. A 13 anni da queste parti ancora non si usa. E poi costa molti più soldi di quanti potremmo mai averne. Giornale Radio Nazionale, che Reggio Emilia è stata saccheggiata da orde di autoriduttori furibondi
perché respinti all'uscio senza tanti complimenti. E allora ci dispiace più del giusto essere andati a letto presto anche stavolta, come sempre. Corriamo a vedere con ritardo prudentissimo le scritte sui muri, le vetrine sfondate, i segni delle Molotov proprio lì dove ci fanno andare tutti i giorni. I Police hanno davvero suonato in via Guasco e noi scopriamo che la città è diversa da come l'avevamo immaginata fino a ieri. Questa città è inutilmente bella. Questa città di te. Avevo 9 anni quando per la prima volta andai allo stadio Mirabello a vedere la squadra della mia città. Di calcio sapevo solo che tifavo per quella squadra. Di politica sapevo solo che quando c'era Pajetta in televisione dovevo stare zitto, altrimenti volava un coppino o uno scappellotto. Se invece c'erano Fanfani o Almirante, volava un coppino se stava ad ascoltare. In casa le idee erano chiare e si comunicavano senza troppo approfondimento. Una trasmissione dei valori efficace, ancorché vagamente dolorosa. Sentì un canto che mi parve bellissimo. Non ne colsi subito la storia che si portava dietro, ma mi piacque ugualmente. Sono molti anni che questo canto è scomparso dalla curva sud, ma io lo ricordo ancora a memoria. Sangue nei popolari, sangue nei distinti. Le abbiamo prese ma non siamo vinti. È ora di rifarsi, è ora di sparare. Il sangue dei compagni dobbiamo vendicare. Sangue nei distinti, sangue nel palazzetto. Noi siamo tutti quanti. Ultras
ghetto. Questo coro degli ultras della Reggiana, nella metà degli anni 70, era intonato sull'aria dei morti di Reggio Emilia. E solo crescendo compresi che era figlio di una canzone popolare dedicata dei morti veri. Morti veri non allo stadio ma in piazza, per mano della polizia fascista del governo Tambroni, il 7 luglio del 1960. Dieci anni dopo averlo sentito per la prima volta, era già cambiato tutto. L'epitaffio di uscita da quel periodo storico, gli ultras se lo scrissero a vernice su Viale Montegrappa, inneggiando al bombardamento americano sulla Libia per far fuori Gheddafi. Lo stesso Gheddafi che poi divenne azionista della Juventus. Lo stesso Gheddafi cui figlio giocava per scherzo nel Perugia. Lo stesso Gheddafi, socio dell'ENI. Lo stesso Gheddafi che infine abbiamo ripreso a bombardare. Così. Per sport. Sono i miei nonni. Fanno i mezzadri nelle campagne di un medico di città. La modesta casa colonica compresa nel contratto confina con quella padronale, che è circondata da un grande giardino curato a perfezione. In quel giardino troneggia un'enorme sequoia che avrà 300 anni. Una vera sequoia vicino a Puglianello, appena posso mi intrufolo nel territorio altrui per giocare a guardie ladri coi marmocchi ben vestiti oltre la siepe, che a 5 anni puoi ancora mescolare senza dare troppa noia i nipoti contadini con i figli del dottore. Oggi i signorini stanno facendo andare a vuoto l'altalena, ma io non me ne accorgo. Un'altalena con seduta in legno massello rigoroso. Arrivo di corsa e sento un urlo. Attento! Attento a cosa? Stum! Piombo al suolo a peso morto e l'omicida, il più grande tra i giovinetti democristi, va a chiamare preoccupato chi ne fa le veci. La nora mi raccatta su di peso e mi trascina già svenuto nella casa del dottore, che sta giocando a carte nella sua magnifica tenuta fuori porta. Non si alza nemmeno dalla sedia
E davanti a quel disastro consiglia saggiamente di portarmi all'ospedale, dove mi rifaranno alla carlona il sopracciglio, per poi velocemente rispedirmi al cortile da cui sono arrivato. È rimasto quell'immenso e botanico mistero. La sequoia è là in via Chiesa, proprio a pochi passi dalla vecchia Villa Rossi, dove nel 44 stava il comando di quelli che torturavano i ribelli venuti giù dalle montagne. Ed è rimasta quella vecchia ma meno eterna cicatrice. Quando la guardo allo specchio e nelle fotografie di me bambino, penso che sia una bella cosa, una lieta meraviglia, che ancora non ci abbia toccato né guerra né miseria. Johan parcheggiò la bicicletta contro il parapetto ed entrò nella roulotte in braghe corte, perché fuori nevicava l'universo nonostante fosse giugno. Batteva i denti rigidito mentre i suoi due nuovi amici rimasero stupiti dalla visita a sorpresa. Gli offrirono un tè caldo domandandogli perché in quella discesa, durante la bufera, il ghiaccio e la paura, non si fosse ben coperto. L'olandese in bicicletta rispose col suo accento gutturale parole incomprensibili, e finito lo spavento si riaffacciò alla strada, mentre altri sventurati su due ruote scendevano prudenti quei tornanti in mezzo alla tormenta, protetti dal Montclair. Lui restò ancora un poco a godersi il tepore improvvisato, e dopo un paio di bestemmie protestanti tornò in sella al suo cavallo verso la valle che incombeva. Prima Johan era solo lassù in cima. Staccò tutti lungo il Gavia, pedalando su un viscido sterrato, mentre intorno era come se l'inverno in Val Camonica non fosse mai finito.
raggiunse quel passo a quota siderale, mentre i fiocchi sulla testa evaporavano al contatto della pelle incandescente. E arrivato fino a lì, continuò a far finta che il freddo non ci fosse. Tiro dritto, come se Bormio stesse nei dintorni e non 40 km più in basso. In quella roulotte ci finì con un principio di assideramento 3 minuti dopo. Che a scendere dopo tutto quello sforzo, sudato e bagnatissimo a 5 gradi sotto zero, indossando solamente una maglia ciclamino, ci vuole del coraggio e una certa dose d'impazienza. Arrivò da Stoccafisso a Bormio, l'olandese Van der Velde, quasi morto e con 47 minuti di ritardo. Ma di quel traguardo si ricordano certo più di lui che dell'altro tulipano che giunse prima in quella tappa disgraziata, o dell'americano che vinse poi il Giro d'Italia, la cui cima Coppi era un po' troppo congelata. Quel metro di neve sulle Le Pontine Lettiche, affrontato con una bicicletta al posto della slitta, vale quanto l'alpinismo estremo senza bombole d'ossigeno tra le inviolate vette del Pamir. Partenze.
vicino alla porta. E prima o poi scenderà da sola dal muro. Prima o poi scenderai da sola dal muro. Malboro senza R abita in via Fontanelli. La sua macchina è parcheggiata davanti al portone con le quattro ruote tagliate. Ha smesso di pagare l'affitto e vado a vedere cosa sta succedendo. Malboro mi apre e l'appartamento lindo e perfetto che gli ho consegnato qualche mese fa è già una discarica. Lui dorme sul divano, attorno cicche dappertutto, le stanze buie anche se sono le 3 del pomeriggio. Ha lo sguardo perso, bofonchia qualche scusa, ma appena alzo il tono della voce diventa aggressivo. Preannuncio allo sfatto lo sfratto e gli faccio notare che sta distruggendo la casa. È in uno stato evidentemente confusionale. E mi domando come potrò giustificare la situazione alla proprietaria. Questo tizio non credo abbia molte possibilità di pagare, né ora né in futuro. E sfogo la mia frustrazione cercando di svegliarlo dall'esaurito torpore in cui è caduto. Forse esagero con le parole e lui si avvicina con fare minaccioso. In quello stato non pare un gran pericolo. E gli do una spinta per allontanarlo con discreta sufficienza. Più che discreta, troppa sufficienza. All'ingresso del soggiorno mi prendo un destro in faccia da Ivan Drago. L'esaurito non è poi così innocuo e tento di scansarlo, ma questo mena sul serio e di certo non è la prima volta. Cerco di difendermi ma una furia. Provo a scappare in cucina mentre lui continua.
atterrito i coltelli sul lavandino. Realizzo che Marlboro, se vuole, adesso mi ammazza. Sto sanguinando dal naso, un labbro è spaccato, e tutto sommato prenderle per riscuotere la pigione di una benestante signora di quasi 80 anni non lo vedo poi così onorevole. Si mette molto male. Non ho alcun modo di ribaltare i rapporti di forza e cerco di trovare una via di fuga. Caccio un lamento con tutta la forza che mi resta e lui, sorpreso, concede un secondo di pausa, mentre terrorizzato raggiungo il più rapidamente possibile la porta di casa e torno a rifugiarmi in ufficio. Mi guardo riflesso nel vetro del bagno. Sembro un pugile suonato. Mi tremano le gambe e l'umiliazione brucia ancora di più di quanto incassato fino ad ora. Com'è possibile che io sia finito a fare da scudo umano ai risparmi della classe media? Non me lo so spiegare. Di una cosa sono sicuro: lo slogan "la casa è un diritto, l'affitto non si paga", Marlboro non l'ha mai sentito in vita sua. Ma si è arrangiato lo stesso. Mestiere pericoloso il mio. Sarà meglio aprire una posizione all'INAIL. Thank you.